Gizias e benvenuti a un nuovo video tutorial fai da te. Oggi ho pensato di condividere con voi un'idea originale per un biglietto di compleanno effetto Polaroid con fotografia mobile, proprio come questo. Trovo che sia un'idea molto molto divertente per stupire le persone che amate con un biglietto fuori dal comune. Se questa idea vi piace, io vi invito a continuare a guardare il mio tutorial ed ecco quello che vi servirà per realizzare questa card. Il template con l'immagine della macchina fotografica e della foto effetto Polaroid che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, del cartoncino colorato, una base per ritaglio, un biglietto in cartoncino ripiegato, della colla, uno stuzzicadenti, delle forbici, un taglierino e degli adesivi dimensionali. Vi serviranno inoltre del glossy accent e una penna gel nera. Iniziamo ritagliando una striscia di cartoncino colorato da posizionare al centro della card. Perfetto! Ora procediamo ritagliando i vari dettagli dal template che avremo precedentemente stampato su cartoncino bianco. Io ho già inserito l'immagine della festeggiata, ma nel template che ho preparato per voi ho lasciato la Polaroid vuota, in modo che possiate inserire l'immagine che preferite. Ok, adesso che abbiamo tutti i dettagli pronti, creiamo la bandierina incollando il banner in cartoncino sullo stuzzicadenti, proprio come vedete. Poi ritagliamo nell'estremità in questo modo. A questo punto prendiamo la base per ritaglio e utilizzando il taglierino creiamo un'apertura nella parte bassa della Polaroid, in modo da poter inserire la fotografia all'interno. Dopodiché incolliamo l'adesivo dimensionale sul retro della macchina fotografica, ma solo sul contorno, in modo che la Polaroid possa scorrere. Possiamo ora iniziare ad assemblare la card. Incolliamo la striscia di cartoncino al centro. Applichiamo la macchina fotografica al di sopra. Poi inseriamo un adesivo dimensionale sul retro della bandierina e incolliamola sulla card. Con la penna gel nera disegniamo due frecce sulla Polaroid in modo da far capire che è possibile estrarla. E come ultimo passaggio disegniamo una linea tratteggiata sul contorno della card e aggiungiamo dei dettagli con il glossy accent. E voilà, il biglietto è pronto! Ed ecco qui il nostro biglietto finito e pronto per essere consegnato. Io spero che questa idea un po' fuori dal comune vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, di condividere il video, di metterlo tra i preferiti e se ancora non l'avete fatto, e cosa aspettate, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi progetti. Vi ricordo anche che sul mio blog troverete altre immagini della card finite insieme alla lista di tutti i materiali necessari per realizzarla. Il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Anche per oggi è tutto, io vi auguro una favolosa giornata, vi mando un grandissimo bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!
tutti e ben ritrovati nella nostra cucina. Il piatto di oggi è l'ideale per l'inverno e per quel che mi riguarda è il comfort food per eccellenza. Di cosa sto parlando? Della zuppa di miso. Ci sono tanti modi diversi di prepararla, ma la regola base prevede che comprenda una verdura lunga, per esempio la carota, una verdura tonda, per esempio la cipolla, una verdura in foglia, come il prezzemolo, il miso e l'alga.